passiamo la parola al prossimo relatore. Sì, una piccola presentazione per la professoressa Carmen Arena, quindi professoressa di ecologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Svolge attività di ricerca occupandosi di studi sulla fotosintesi e sulle strategie di adattamento morfo-funzionali delle piante superiori, in particolare situazioni di stress. Prego, lascio la parola. Ok, allora io vado subito a presentare, un attimo soltanto, mi date un attimo un ok anche a me, se vedete praticamente la presentazione è un po' lentina perché... Sì, certo. Ditemi anche se c'è interferenza, perché mi ho avuto un po' di interferenze col microfono, non avendo le cuffiette, sente bene? Sì, a sentire si sente bene. Ok. Se aprirà prima o poi abbiate fede, è un po' pesante, ve l'ho detto. Abbiamo tempo. Stai presentando tutti, ma in realtà non sto presentando niente, però. Ma la vedete la presentazione? No, ancora no. Forse, forse ora. Provi a interrompere e a far ripartire Infatti, ha nel caso. qualche filmino dentro, però non penso che sia quello il problema. Allora, rivado da capo. Stessa, scelga la condivisione dello schermo intero o di una singola finestra. Nel caso lei abbia scelto una singola finestra, deve uscire No, Agnese in Paolo. generale non ho problemi, cioè nel senso che sì, ti ringrazio del... Ah, ok. Però è strano proprio. E provi ad aprire il PowerPoint perché da noi si vede solo la condivisione del Meet. Sì, infatti non riesco a capire perché. Vediamo. Beh, in qualche modo l'aprirò, non mi preoccupate. In qualche modo la devo aprire. Vedete? Si vede qualcosa? Sì, Ah, ecco, si meno intravede. male. Ho perso la visione dello schermo, però non è importante. È importante che magari si veda la presentazione. Allora, vado subito al dunque. Si vede Come perfettamente. si vede? Perfetto, ok. Allora, il titolo è già un po', non dico una provocazione, però è uno spunto di riflessione, perché ho scelto di guardare due rovesci della medaglia, nel senso che il cambiamento climatico viene sempre giudicato come qualcosa di negativo, e lo è. Però bisogna vedere anche con quale angolazione andiamo a guardare alcuni fenomeni che capitano. Per cui parleremo di constraint ed opportunity, cioè parleremo anche di qualcosa che non è tanto deleterio per le piante, o almeno non hic et nunc, ma può giovare anche alle specie vegetali. Allora, perché il cambiamento climatico? Prima Michele ha fatto una bellissima presentazione, già ci ha illustrato un pochino cosa vuol dire questo cambiamento climatico e come l'ecosistema può subire questo cambiamento climatico. Chiaramente il focusing era sul suolo, però è ovvio che tutto quello che c'è sul suolo poi si ripercuote sulla biomassa epigea, quindi sulla biomassa vegetale che possiamo dire che è il motore dell'ecosistema, in quanto è, diciamo, la biomassa che consente il trasferimento di energia dall'energia solare appunto a energia chimica del legame, quindi attraverso la fotosintesi. Che sta succedendo praticamente in questo melting world, in questo mondo che si sta sciogliendo? E perché si sta sciogliendo letteralmente, così come vedete nella slide? Per una serie di motivi che vanno dall'inquinamento dell'aria, del sole e dell'acqua, ma anche perché praticamente sta cambiando il territorio. Qui ho soltanto enunciato alcune delle conseguenze del cambiamento climatico, che chiaramente hanno un peso diverso. Il cambiamento climatico può avere un peso diverso a seconda degli organismi, però una cosa è certa, comunque è il long lasting a lungo andare qualcosa di deleterio. Ma oggi ci focalizzeremo però sulla fascia verde dell'ecosistema. E quindi per questo vi ho portato alcune immagini che si riferiscono alla fascia verde dell'ecosistema che sta cambiando e sta cambiando a una velocità molto più grande rispetto a quello che si può pensare. E con la velocità di cambiamento elevata della biomassa vegetale, chiaramente alla velocità di cambiamento elevata fanno seguito una serie di altri fenomeni. Questi ad esempio sono i fuochi in Amazzonia, che sono aumentati tantissimo,
proprio per il cambiamento climatico, perché l'Amazzonia, la più grande foresta del mondo, sappiamo tutti che viene ad essere disboscata, addirittura si parla di un campo di calcio perso ogni minuto per cedere posto a cosa? A campi coltivati. Chiaramente abbiamo un incremento di popolazione che è a livello esponenziale, e questo incremento di popolazione non va di pari passo all'incremento di risorse, per cui si cerca di cambiare l'uso del territorio per far sì che queste risorse possano in qualche modo ritornare all'uomo. Come? Cambiando le foreste in campi coltivati, ad esempio, no? Però questo cosa comporta? Comporta un ritorno che non è positivo. Ritorno negativo perché praticamente habitat di milioni di specie di animali e piante, quindi tutta questa enorme e grandissima biodiversità, sta in qualche modo venendo distrutta. Quindi le conseguenze principali di questa enorme combustione sono la desertificazione che avanza, perché quando si cambia un ecosistema in un altro ecosistema, chiaramente è difficile che si abbia il ripristino della situazione di partenza, o meglio, si può anche avere, però come diceva Michele, il problema è il tempo, fattore tempo che è fondamentale. Quindi si può avere un ripristino, sicuramente si può avere, ma non nell'arco di vita dell'uomo, o meglio, non nell'arco di vita di una, due o tre generazioni addirittura. Ecco perché si parla molte volte di risorse non rinnovabili, anche se in sé per sé magari lo sono. L'incremento però di fuochi comporta che cosa? Anche un incremento di emissioni. È un po', consentitemi di dire, un cane che si morde la coda, perché più deforestazione, più chiaramente smembramento del territorio, che diventa qualcos'altro, incremento di emissioni che chiaramente vanno a rimpinguare cosa? Quella che è già la vasta gamma di gas effetto serra che abbiamo attualmente sul nostro pianeta, che contribuiscono poi a rinforzare questo effetto, che di per sé, ricordiamolo, è positivo. Più quanti voi avete studiato l'ecologia, l'effetto serra è un fenomeno sicuramente positivo. Senza quello avremmo la temperatura che abbiamo su Marte, quindi completamente incompatibile con la vita. L'effetto serra permette di raggiungere quelle temperature tali al nostro pianeta da poter permettere la vita. Chiaramente è l'esacerbare il processo che è negativo, ma come sai in ecologia tutto quello che esacerba, tutto quello che è poco, tutto quello che è troppo, chiaramente determina poi una discrepanza. Questa è soltanto una delle immagini, questa è molto semplice, a livello divulgativo l'ho presa da internet, che fa vedere nel 2019 come, ad esempio, il fuoco delle foreste tropicali è aumentato. C'è una parte di fuoco spontaneo sicuramente, ma la maggior parte, è inutile che ce lo diciamo, non sono fuochi spontanei. Guardate il 2019 rispetto, per esempio, al 2013. Quindi si è avuto un incremento di distruzione dell'habitat che è qualcosa di sconvolgente. Fonti NASA, chiaramente, queste immagini sono da satellite, e questa ancora più impattante, qui si vedono proprio i fuochi, il satellite NASA che cattura praticamente questi fuochi sparsi in Amazzonia, e quasi tutto dallo spazio si vede tempestato di focolai, di incendi. Il problema però, dicevo, non è soltanto distruzione di habitat, ma anche di queste nubi di fumo ricche di gas effetto serra e non effetto serra, che comunque viaggiano sopra i continenti, perciò si parla anche di inquinamento trasfrontaliero quando si produce un qualcosa, diciamo, in qualche parte, che poi però viene scontata come effetto negativo anche in altre zone. E questa è un po' un'immagine di quello che sempre dai satelliti NASA vediamo della Terra nello spazio, quindi come si muovono queste grandi nubi di fumo dovute spesse volte a questi incendi, a queste combustioni praticamente che stanno un po' seviziando l'ambiente, se noi vediamo. Ancora fuoco come dire protagonista del cambiamento climatico, oltre che industria, inquinamento e quant'altro. Questa ad esempio è una foto che illustra il giorno più caldo dell'Australia. Nel 2019 l'Australia raggiunge il giorno più caldo in assoluto, 41,9 gradi, e con incendi che devastano il territorio completamente, quindi con tantissima perdita di biodiversità, e ricordiamo biodiversità insulare, che è ancora più peculiare, che le isole hanno, diciamo, un'evoluzione a sé stante per quanto riguarda piante ed animali. Quindi questo soltanto sono piccoli spiccioli emotivi del problema che è quello del cambiamento climatico, di come per esempio i fuochi contribuiscono al cambiamento climatico. Poi ci sono una serie di altri motivi, ma non è questa la sede, perché il focus di questo piccolo intervento di oggi è proprio la biomassa vegetale, sono le piante. E mi collego subito a questo, perché le piante controllano i flussi di carbonio di un ecosistema, quindi del nostro pianeta possiamo dire, e il bilancio di CO2 che abbiamo nei nostri ecosistemi, diciamo che mediamente 400 parti per milione, ma li abbiamo abbondantemente superati, non sono altro che un bilancio tra sink e sorso, cioè quello che le piante assorbono, quindi il processo di fotosintesi, e quello che viene rilasciato non solo dalle piante e dalla decomposizione come respirazione, ma dagli eterotrofi in generale, ma anche con le emissioni. Quindi distruggere la componente verde vuol dire distruggere i sink ed aumentare i source. Quindi questo cosa comporta? Un bilancio chiaramente impositivo,
delle missioni, sempre di più. Quindi l'unico mezzo che si ha per il sequestro è chiaramente mantenere quello che, diciamo, prima Michele definiva capitale naturale, e tra tanto capitale naturale che abbiamo, chiaramente c'è anche la fitomassa vegetale fotosinteticamente attiva, ovvero la fascia verde dell'ecosistema. Quindi questo è un po' un bilancio. Qua si può vedere, naturalmente, questi colori variano, ci testimoniano che questi flussi di carbonio vengono ad essere prelevati e rilasciati. Chiaramente questo è un bilancio naturale. A questo bilancio naturale poi si sommano le pressioni antropiche, che quindi falsano completamente questi flussi, e anche l'oceano, che però non è oggetto di questo nostro seminario oggi. Ora, perché è importante il focus sulle piante? Veramente non è che è più importante rispetto al suolo o alla decomposizione o ai grandi processi ecosistemici in generale, però basti pensare che le piante sono alla base delle piramidi degli ecosistemi, cioè praticamente sono alla base della produttività primaria ed operano un controllo che si chiama bottom-up, cioè dalla base verso praticamente il vertice degli organismi che popolano gli ecosistemi. Cosa significa questo? Che perturbare la base, quindi, vuol dire perturbare tutto il resto. Ci sono i top predator, che voi sapete svolgono una regolazione opposta, cioè il top down, il predatore terminale, chiaramente controlla tutta la comunità, ma nella comunità ci sono anche poi le specie vegetali che in qualche modo governano, diciamo, questi flussi, specialmente i flussi di carbonio, ma anche a questo punto di energia, perché sono gli unici in grado di incamerare l'energia e poi trasferirla agli altri livelli trofici. Quindi danneggiare o perturbare il bottom vuol dire perturbare anche l'up, chiaramente. Quindi ogni perturbazione si trasferisce agli eterotrofi, questo, diciamo, come massima. Ora, le piante però non sono organismi inermi, come si può pensare. Anche se sono sedentari, hanno una grandissima capacità di resistere agli stress. Tant'è vero che hanno tantissimi meccanismi per evitare questi stress. Ricordiamo che ancora forse è più difficile, essendo sedentaria, non si può muovere la pianta, quindi percepisce tutto quello che avviene nell'ambiente, di buono o di cattivo che sia, ma chiaramente non può, se non evolvere dei meccanismi che consentono di controbilanciare, diciamo, l'offesa, non può scappare se la situazione non è chiara. E questi meccanismi di resistenza e tolleranza sono proprio l'esempio dell'evoluzione. Cioè, piante coevolute con gli ambienti, quindi nella notte dei tempi questa coevoluzione tra organismi vegetali ed ambiente, così come la vediamo con gli organismi animali, ma c'è anche un'interazione pianta-organismo, per forza ci deve essere, che ha permesso quella enorme varietà di specie che abbiamo attualmente sul nostro pianeta. Enorme varietà di specie che purtroppo è minacciata da tanti, tanti pericoli, tra cui ambientali, oltre all'inquinamento, dicevo, anche dal global change, che comunque è una forma però di inquinamento. Quindi strategie a livello fisiologico, strutturale, molecolare, che rendono queste piante, diciamo, super piante, anche se in realtà il concetto super ce l'hanno perché hanno resistito fino ai giorni nostri. Così come abbiamo fossili del passato, abbiamo anche piante fossili, e molte piante fossili sono molto simili a quelle che abbiamo attualmente, sono proprio l'evoluzione di quelle. Cosa fanno queste strategie? Permettono alle piante del nostro pianeta di colonizzare quelli che chiamiamo ambienti estremi, quelli completamente inospitali. Qui avete uno spaccato di ambienti estremi della Terra. Si va dai ghiacci, dai ghiacciai, alle cave, a ambienti desertici, per esempio. Le piante sono evolute in meccanismi così fini, hanno operato una regolazione così fine del metabolismo, che persino ce le siamo portate nello spazio, per dirvi, è possibile crescere piante nello spazio, chiaramente con tutte le dovute precauzioni. Quindi è un organismo fortemente, diciamo, adattato e con una grande potenzialità. Quindi a questo punto il salto è breve. Se si adatta all'ambiente estremo, magari si adatta anche al cambiamento climatico, oppure a condizioni ambientali chiaramente non favorevoli. E in questo adattamento fondamentale rientrano tutte quelle strategie fotoprotettive che conosciamo molto bene per quanto riguarda gli organismi animali. Per le piante consentitemi un po' di meno, perché chiaramente è difficile studiare la pianta di ambiente estremo nell'ambiente estremo, quindi molti esperimenti sono fatti in laboratorio, e il laboratorio si va a mimare quello che è l'ambiente estremo, dall'ambiente spaziale a quello polare, all'ambiente dei deserti, all'ambiente di cava e così via. Quindi queste strategie consentono di superare i costrenti ambientali, ma soprattutto contribuiscono al successo adattativo, a quello che è stato il percorso attraverso, diciamo, i millenni di queste piante, fino a portarle, le specie attuali, ai nostri giorni. E attualmente, per esempio, un oggetto di studio effettivamente molto interessante sono le resurrection plants. Non si studiano da adesso, si studiano da tantissimo tempo, perché queste piante della resurrezione, così chiamate, possono sopportare forti stress dovuti soprattutto a deidratazione e a reidratazione repentine, e quindi operano una sinergia di adattamenti
senza precedenti dai molecolari biochimici ai genetici, che chiaramente trasferiscono poi alla progenie, e sono piante programmate, tra virgolette, per poter vivere in questi ambienti estremi. Chiedete soltanto alcuni esempi di piante che vivono in ambienti estremi. È ovvio che studiare queste piante ci dà anche un mezzo per capire quali potrebbero essere le strategie che potrebbero essere messe in atto, che potrebbero, diciamo, utilizzare queste piante in un prossimo futuro, quando questa temperatura aumenterà sempre di più. Dicevamo prima che è una certezza il cambiamento climatico, può darsi che cambierà qualcosa, cambieranno le governance, però attualmente è una certezza e stiamo andando verso una direzione in cui quell'incremento di 1,5 è stato modellizzato essere tra 100-150 anni, 3,5 eccetera, temperatura media, quindi parliamo di temperature medie che aumentano. Dire temperatura media vuol dire che la temperatura locale aumenta perlomeno di 6-7 gradi rispetto alla media temperatura del globo, quindi quando si fanno queste proporzioni. E quindi il concetto di fondo è questo: la pianta può resistere al disturbo ambientale. È naturale sicuramente, perché nella notte dei tempi sappiamo che ci sono alternate diverse glaciazioni, non solo, ma diversi periodi anche di eredità. Le glaciazioni forse sono un po' più spettacolari. Le piante sono sopravvissute, magari a piccole interruzioni, ma sono sopravvissute. E sono sopravvissute anche ai più grandi disastri della storia. Ve ne cito soltanto qualcuno. Volevo portarvi come esempio il disastro di Chernobyl, no? Quindi resistono all'inquinamento, resistono ai metalli pesanti, resistono ai radionuclidi, chiaramente con le opportune precauzioni. Hanno una resilienza che è elevatissima, ragion per cui non c'è, diciamo, motivo per non credere che potrebbero in qualche modo anche fronteggiare quello che è il cambiamento climatico. Vi faccio soltanto a livello di esempio una piccola considerazione. Generalmente la pianta risponde allo stimolo ambientale così come l'animale, così come, diciamo, l'eterotrofo, e queste risposte sono specie specifiche, per cui non esiste una ricerca che già è stata fatta, oppure non esiste, diciamo, praticamente una ricerca scontata in questo ramo. Vale per le piante come per gli animali, perché avendo un adattamento specie specifico, chiaramente ogni specie è un mondo a parte, ogni specie è un pianeta a parte, ed ogni specie chiaramente unendosi ad altre specie, quindi formando popolazioni e comunità, potrebbe in qualche modo essere spinta verso processi evolutivi e meccanismi evolutivi differenti, o mettere in atto strategie differenti. E molte volte succede questo, che in degli ecosistemi sussistono delle proprietà emergenti, quello ci sono sempre, però la diversa speciazione, oppure il diverso comportamento di alcune specie rispetto ad altre, o il discorso del prevalere di alcune strategie rispetto ad altre strategie, potrebbe in qualche modo operare una nuova coevoluzione. Quindi è difficile stabilire una risposta comune agli organismi in generale, ma alle piante in generale, rispetto al cambiamento climatico. Si è tentato di stabilire, diciamo, risposte comuni, oppure un leitmotiv, però vi assicuro che è molto diverso, perché ogni volta che si trova una soluzione c'è un articolo scientifico che dà giustamente una smentita, dicendo se, come diceva il professore Fico, se cambia una condizione climatica o se cambia un parametro, è ovvio ti cambia l'organismo, ma se l'organismo domina ti cambia anche, diciamo, la popolazione e ti cambia anche la comunità. Quindi, diciamo, queste variazioni sono molto plastiche. In ogni caso, il cambiamento climatico potrebbe scatenare nuove evoluzioni, nuove forme di evoluzione. E questo lo sappiamo dal passato. Un esempio per tutti, vi dicevo. Questa, non so se la conoscete, questa è la foresta rossa di Chernobyl. Se ne è parlato tantissimo negli anni precedenti, però magari molte persone che seguono questo seminario sono giovanissime, per cui non erano ancora nate quando il 26 aprile del 1986 si ferma il mondo. Letteralmente si ferma il mondo all'1:23 minuti ora locale di Pripyat a Chernobyl, più grande disastro nucleare della storia. Interi ettari di foresta vengono immediatamente distrutti dal fallout radioattivo, quindi è un disastro senza precedenti. Dopo più di 30 anni abbiamo ancora suolo contaminato, aria contaminata, piante contaminate, però che cosa è successo alla vegetazione? Non è assolutamente, diciamo, stata sterminata, perché questa tipologia di cambiamento ha portato all'evoluzione di altre specie, non specie diverse. Quelle poi sono le chimere, si sono formate chiaramente, insomma, si è avuta una differenza di fenotipicità, nel senso che che queste radiazioni hanno poi comportato delle modifiche strutturali, morfologiche delle piante, però quelle non sono sopravvissute. Quello di cui voglio far vedere, vi porto un esempio, è la rinascita della foresta rossa di Chernobyl dopo 30 anni. Questo è il panorama della foresta attuale. Questo cosa ci dice? Cambiamento, sì, ma la vegetazione è capace di reagire al cambiamento. E allora, vi dicevo, è molto semplice trarre le opportune considerazioni. Reagisce al cambiamento in quanto contaminazione radioattiva molto pesante, perché causa il cosiddetto fenomeno della biomagnificazione, che è una delle forme di inquinamento più pericolose in un ecosistema. Allora, chi ci dice che
un cambiamento climatico non potrebbe far scaturire poi delle conseguenze a livello di biomassa verde. Quindi la conseguenza della biomassa vegetale, la rialza della biomassa vegetale, cioè il ripristino di nuova biomassa vegetale o cambiamento in quella biomassa vegetale. Questo è un esempio dell'ecosistema che è rifiorito completamente. Però c'è un rovescio della medaglia. L'ecosistema ritorna, ma ritorna con specie diverse. Quindi la fascia verde è capace di ripristino, ma difficilmente si ha un autoripristino, cioè difficilmente la biomassa vegetale ripristina la stessa comunità che c'era prima. Questo perché? Perché cambiano le condizioni. Quindi è ovvio, cambiano le condizioni e quindi si generano altre comunità. Cambiano le interazioni sia, diciamo, abiotiche, ma, come diceva prima il professor Fiero, anche biotiche, perché cambiano i protagonisti di quelle comunità, ok? E allora veniamo adesso al focus. Cambiamento climatico, perché dovrebbe preoccuparci questo cambiamento climatico? Sicuramente a livello ecosistemico ha un impatto senza precedenti, perché non c'è soltanto una fascia verde, ma ci sono poi tantissimi effetti che può avere il cambiamento climatico a livello di ecosistema. Noi stiamo assistendo ad un incremento di temperatura senza precedenti sul nostro pianeta, che chiaramente è determinato con meccanismi di feedback grazie anche ad un incremento di emissione di gas effetto serra. Quindi c'è un incremento di gas serra, tra cui la CO2, che è la grande protagonista per quanto riguarda l'utilità primaria e temperatura. Quindi temperatura legata a CO2 si porta dietro anche l'incremento di temperatura. Questa è un'immagine che vi fa vedere come queste anomalie termiche negli anni, dagli anni 50 agli anni 80, hanno cominciato a diventare sempre più preponderanti, fino a superare poi, diciamo, fino a diventare quasi la norma. Nel 2017 attualmente abbiamo raggiunto forse l'anno più caldo in assoluto. In realtà non è proprio così, perché in alcuni continenti, come l'Australia, l'anno più caldo è stato raggiunto nel 2019, quindi abbiamo una situazione in progress, ok? Quindi incremento di temperatura, guardate anche la quantità di CO2, incremento di CO2. Quindi 2017, in questo caso il grafico si ferma al 2017, quindi questo incremento di temperatura, che diciamo è una condizione sine qua non dell'incremento di CO2 e viceversa, quindi c'è una corrispondenza bionivoca tra la CO2, che è il nostro rappresentante di gas serra, e chiaramente la temperatura. Noi si parla spessissimo di CO2 come gas effetto serra perché è maggiormente diffuso, però ricordiamo che non soltanto la CO2 è un gas effetto serra, ma anche il protossido di azoto, anche il metano, quindi anche altri gas che hanno addirittura un potenziale di riscaldamento che è maggiore della CO2. Solo che ci preoccupa più la CO2 perché le emissioni di CO2 sono chiaramente molto più elevate, quindi destano un po' più di preoccupazioni. Quindi qui vedete, ci sono i cicli normali atmosferici di concentrazione di CO2 negli ultimi 40.000-800.000 anni, in parti per milione, e si vede come chiaramente c'è una certa ciclicità che viene ad essere interrotta. Qui non vi accorgete per quanto riguarda la scala, qui è molto difficile percepire cambiamento, però se io potessi estendere questa scala qui, vedete, quindi se estendessi questa scala qua, ci renderemo conto come ci sta questo incremento repentino, quasi esponenziale, diremmo, di questa quantità, ed esponenziale, lo sappiamo da, diciamo, praticamente da, da, dalle, 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 diciamo da, da moltissimi esperimenti fatti, lo sappiamo da, da Mauna Loa e dalle registrazioni in continuo che si hanno in tutti i punti della Terra che controllano le emissioni, quindi sappiamo benissimo che questa CO2 è in continuo aumento. Che cosa succede praticamente? Che ormai il cambiamento climatico è una certezza, tant'è vero che si parla anche di global humor, cioè è su tutti i giornali e ha fatto scaturire anche moltissime diciamo vignette, quindi quelle, di quello praticamente ne abbiamo sentito parlare sicuramente, quindi anche dei risvolti del cambiamento ne abbiamo sentito parlare. A livello di ecosistemi non dico quale può essere l'impatto, cioè è veramente a 360 gradi. Però torniamo sempre al discorso precedente, noi vogliamo capire che cosa succede alle piante, cosa succede alla biomassa verde e come poi può condizionare questa risposta delle piante anche il resto dell'ecosistema. Quindi la domanda adesso è questa: le piante e il cambiamento climatico sono organismi sessili, le piante sicuramente, sono capaci di adattamento e in che misura sono capaci di adattamento? Quindi se si adattano, come si adattano? E un po' prima Michele ci ha dato un attimo uno spaccato di quello che potrebbe succedere ad alcune foreste, uno shift per quanto riguarda le comunità, uno shift per quanto riguarda prima cambiamenti di specie, di popolazioni e conseguentemente di comunità. E proprio in questo, diciamo, proprio in questo argomento si inserisce il perché queste comunità potrebbero cambiare, quali sono i meccanismi fisiologici che potrebbero in qualche modo governare questo cambiamento, questo shift di comunità. Man mano che si va verso
diciamo, il cambiamento climatico, quindi verso temperature più elevate, cosa detta, cosa modula questa, diciamo, questa migrazione delle piante, questo cosiddetto green shift. Abbiamo tantissimi lavori da questo punto di vista e soprattutto quello che però è importante è guardare la fenologia dell'organismo vegetale, come risponde la pianta come organismo, come risponde come popolazione, come risponde come comunità. Quindi da osservazioni dirette in campo si fa un upscaling di queste osservazioni e si passa a osservazioni da satellite. Quindi tutti, diciamo, i lavori che sono incentrati sulla variazione delle comunità vegetali in funzione del cambiamento climatico tengono conto del singolo individuo, che ci permette di capire che succede a livello fisiologico. Chiaramente, ovvio, livello fisiologico è il primo livello, dobbiamo capire come combattono il cambiamento climatico, come soccombono al cambiamento climatico. Dopodiché si fa un upscaling. Ma la pianta che resiste, resiste anche a livello di popolazione? O a livello di popolazione non lo fa? Resiste anche a livello di comunità? Predomina come comunità e viceversa. Quindi abbiamo bisogno di un discorso un po' più globale. Quindi osservazioni dirette di campo, generalmente con strumenti che adesso vi farò vedere, si passa a osservazioni remote sensing, in cui si ha una visione sinottica di quello che accade alle comunità vegetali sul nostro pianeta. Comunità vegetali, diciamo, anche di ambiente marino. Il focus non è l'ambiente marino, però vi ricordo sempre che c'è un parallelismo. Cambia a terra qualcosa relativo alle comunità vegetali, cambia anche qualcosa a mare relativo alle comunità vegetali. Quindi vanno sempre di pari passo le comunità, sia autotrofe, sia marine che terrestri. I fattori sono chiaramente diversi, perché quello che predomina in ambiente acquatico, quindi che scatena il cambiamento, è un po' diverso rispetto a quello che lo fa in ambiente terrestre, però comunque in ogni caso c'è perturbazione. Quindi vi dicevo, attraverso il remote sensing noi abbiamo una panoramica sinottica di quella che è la fitomassa fotosinteticamente attiva sul nostro pianeta. E in questa immagine, e anche a mare, e in questa immagine si può vedere come cioè, viene istituita la fitomassa vegetale attiva sia sulla Terra, guardiamo generalmente l'NDVI, che è l'indice di vegetazione normalizzato per quanto riguarda la modellistica legata agli ecosistemi terrestri, chiaramente parlo di biomassa vegetale, mentre invece in ambiente acquatico quello che si va a guardare è la variazione di concentrazione di clorofilla. Qui, vabbè, magari le cartine, voi che siete naturalisti, sapete leggere ancora meglio di noi biologi, ci mancherebbe. Però diciamo che questi satelliti che assicurano una copertura al 100% del nostro pianeta, quindi che girano in continuazione intorno al nostro pianeta, ci danno queste immagini che di volta in volta non soltanto sono importanti per quanto riguarda il cambiamento di clima, ma ci danno anche un risvolto per quanto riguarda il cambiamento di comunità che diciamo, risponde poi a questo cambiamento di clima. Ok. Come si fa però, diciamo, a dedurre un comportamento di una comunità? Guardiamo un attimo il singolo individuo. Allora, un ecologo potrebbe giustamente muovere la critica. Guardare il singolo individuo non vuol dire guardare la comunità, perché il singolo individuo si comporta in un modo, nel momento in cui quel singolo individuo poi diventa popolazione e le diverse popolazioni costituiscono la comunità, io devo aspettarmi anche una sinergia di eventi, devo aspettarmi anche una proprietà emergente che non ho guardando il singolo individuo. Sono d'accordissimo, però è anche vero che il fenomeno si studia in piccolo per capire, diciamo, se strutturalmente, vi dicevo prima, ogni specie risponde in maniera specie specifica, se quella specificità può essere poi trasferita dal singolo individuo a livello, diciamo, di upscaling. E allora la parola chiave per capire come la pianta reagisce al cambiamento climatico è una sola, la fotosintesi. E non tanto la fotosintesi in sé per sé come fenomeno, ma la quantità di CO2 che la pianta utilizza, che l'organismo vegetale utilizza per effettuare fotosintesi. Così come la luce è il motore della fotosintesi, anche la CO2 è il motore della fotosintesi. Quindi le piante operano un uptake di CO2, il carburante per la fotosintesi è l'anidride carbonica. Se io do più luce alla pianta, che cosa succede? Condizione sine qua non, io do un input maggiore di energia, aumenta il processo fotosintetico. Ma sul piatto della bilancia, oltre alla luce, io ho anche la quantità di CO2. Più CO2 do a una pianta, maggiore la reazione di carbossilazione. Quindi maggiore è la quantità di carbonio organico che viene poi fissata come carbonio organico. Quindi maggiore la quantità di fotosintati che io produco. Quindi aumenta la biomassa. In sinergia, cioè in poche parole, più CO2, più biomassa. Allora, vista in quest'ottica, ecco l'altro rovescio della medaglia. L'incremento di CO2 atmosferico potrebbe rivelarsi, e tolgo il condizionale, si rivela positivo per i nostri organismi vegetali. Quindi l'incremento di CO2 comporta un incremento di biomassa vegetale, un incremento di stock di carbonio all'interno dei tessuti delle piante.
tessuti delle piante PJ, quindi frutti, radici, fusti, scusatemi, radici sono le ipogei, quindi fusti, diciamo la parte superiore, foglie e quant'altro, ma anche praticamente una locazione di carbonio negli strati sottostanti, quindi nel suolo, quindi modifica anche quelli che sono i stock di carbonio nel suolo, di cui prima ci ha parlato in maniera, consentitemi dire, fantastica, praticamente Michele. Quindi questa CO2 è il motore della fotosintesi, quindi un incremento di CO2 ambientale comporta un incremento di fotosintesi, che di per sé non è un fenomeno negativo. Come si studia questo? Con meccanismi, chiaramente con processi all'avanguardia, con mesocosmi, si utilizza un'osservazione diretta in campo per capire quanto e come la CO2 e in che misura può aumentare la concentrazione, può aumentare la biomassa della pianta. Quindi più energia fornita sotto forma di CO2, più biomassa. In figura qui vedete il metodo del FACE, cioè il Free Air Carbon Dioxide Enrichment, sono degli esperimenti che si usano, che usano gli ecologi, gli ecofisiologi, per capire che come risponde la pianta all'incremento di CO2. Ed è molto particolare, questi sono esperimenti fatti di Illinois, dal gruppo del professor Steve Long, e ho avuto la fortuna di diciamo assistere a questa tipologia di esperimenti. Qui vedete ci sono, diciamo, questo qui è un cerchio, è un ring, si chiamano così, e in questi ring ci sono qui degli erogatori di CO2. Quindi viene erogata la quantità di CO2 che viene scelta dall'operatore, può essere erogata o in maniera uniforme in tutto l'anello, oppure può essere erogata in parti dell'anello particolari. E quindi questi patch che vedete, questi patchwork che vedete qui, non sono altro che diciamo risposte differenziali dell'organismo vegetale a diverse concentrazioni di CO2. Quindi più CO2, più biomassa, dipende poi dalla specie. Meno CO2, meno biomassa, ma di quanto aumenta quella biomassa? Se io aumento all'infinito la quantità di CO2, quindi aumento da 400 ppm, che è quella atmosferica, arrivo a 600, 800, 1000 ppm, che succede? Questa fotosintesi aumenta in maniera uguale? Perché se è così, non c'è problema, abbiamo risolto il problema della fame del mondo, nel senso che abbiamo più CO2, produciamo di più, e quindi più biomassa, specialmente per quanto riguarda i crops, cioè le specie che vengono utilizzate per l'approvvigionamento, quindi per l'alimentazione umana. In realtà però non è proprio così, dipende dalla specie, dipende da una serie di fattori anche ambientali. Quindi la quantità di CO2 è positiva sicuramente, quindi incremento per le nostre specie. E in questi esperimenti di manipolazione noi possiamo andare a cambiare, per capire appunto la specie, diverse specie, come si affacciano a questo cambiamento climatico, non soltanto la concentrazione di CO2, ma anche i nutrienti. Parlo di macronutrienti, livello di azoto, temperatura, anche fattori abiotici, temperatura del suolo, specie di piante, quindi possiamo manipolare qualsiasi cosa per capire a livello di individuo e a livello di specie che cosa accade. Il punto però è un altro, che questo incremento di temperatura, l'incremento di CO2 si tira dietro anche l'incremento di temperatura, perché il CO2 è un gas a effetto serra, e allora non soltanto io devo vedere, io scienziato, non io Carmen Arena assolutamente, cioè io ecologo, quindi devo andare a capire e vedere che cosa comporta l'incremento di CO2, ma devo vedere cosa comporta quell'incremento di CO2 che nell'ambito di un cambiamento climatico però è in sinergia con altri fattori che cambiano, stock di carbonio nel suolo, abbiamo visto prima, quantità quindi di nutrienti, sicuramente quantità di humus, di sostanza organica, emissioni di altro genere, riscaldamento dell'aria, riscaldamento diciamo in generale diciamo della foglia che percepisce poi chiaramente il riscaldamento dell'aria e così via. Quindi dobbiamo vedere questo incremento di CO2 in maniera poliedrica. Okay? Sempre esperimenti di FACE, qua vi faccio vedere come per esempio la pianta percepisce l'incremento di CO2, in questo caso è positivo. Quindi alcune specie di piante possono percepire quell'incremento di CO2 fino al doppio della concentrazione atmosferica attuale, quindi quella che viene modellizzata normalmente, diciamo i modelli, modelli già hanno stilato diciamo, delle previsioni in cui questa CO2 dovrebbe aumentare alla fine del secolo fino a diventare addirittura il doppio, quindi 700-800 ppm. In alcuni luoghi della Terra siamo già arrivati a queste concentrazioni, in alcuni ambienti estremi particolari, e la pianta dovrebbe reagire bene a questo incremento. Se però è il solo incremento di CO2, se l'incremento incide in sinergia con altri fattori, è un punto interrogativo. Chiaramente non possiamo saperlo. Quindi l'arricchimento di CO2 sicuramente genera un incremento della crescita delle piante. Attenzione però alla specie, perché bisogna fare una netta distinzione tra quelle che sono piante C3 e piante C4. Chi mastica un po' di fotosintesi sa che ci sono differenti tipi di metabolismo, no? Quindi come può essere diverso il metabolismo di un autotrofo da un eterotrofo, come può essere diverso il metabolismo di un endoterma da un ectoterma, così il metabolismo C3, C4 e CAM di una pianta, che sono tre diverse vie di fissazione del carbonio, può essere molto diverso. Allora, legato a meccanismi fisiologici,
c'è anche una problematica legata alla reazione della pianta stessa a elevata CO2. In questo caso quello che vedo in figura è un ring arricchito di CO2 che però all'interno ha delle specie C3, cioè piante che sono, che hanno orari di distribuzione, la maggior parte delle crops sono C3, ubiquitari, quindi sono piante che sono generaliste in realtà. Quindi questa fertilizzazione atmosferica, si chiama così, incremento di CO2 per quanto riguarda la biomassa verde, sicuramente è positiva per l'organismo, comportando un incremento dei tassi di fotosintesi, di biomassa, di efficienza d'uso dell'acqua, che altro non è che il trade-off, il rapporto tra la fotosintesi e la traspirazione, e anche un'elevata tolleranza a alcuni stress ambientali. Alcune piante sono, diciamo, fragili, quelle che non sopravvivono vengono ad essere eliminate dalla selezione naturale, però quelle che riescono a sopravvivere e a trarre beneficio derivato dal CO2 possono in qualche modo essere anche potenziate per quanto riguarda la risposta agli stress. Che cosa però succede? Distinzione in base alla specie, non è sempre facile generalizzare, vi dicevo prima, dobbiamo capire però se è sempre così oppure no. E da questo punto di vista un po' la fisiologia ci viene in aiuto per comprendere questi meccanismi. Diciamo subito che se io ho di fronte una pianta C3, sicuramente una pianta C3, come in questo caso quelle che ci ha mostrato Michele, beneficeranno inizialmente di questo incremento di CO2, perché la pianta C3, da un punto di vista metabolico, non satura alle attuali concentrazioni di CO2. Cosa vuol dire? Che ha un motore di una Ferrari, però cammina come una 500. Questo cosa vuol dire? Che messa in condizione di carbossilare di più, cioè di avere più carburante, in questo caso più CO2, va a stimolare la fotosintesi, stimola la produttività primaria fino al doppio. Quindi imponendo una quantità di CO2 a un organismo vegetale, C3, doppio di quella che abbiamo attualmente, ci aspettiamo un incremento doppio di biomassa. Perché? Per ovvi motivi metabolici, che chiaramente non discutiamo in questo momento, perché non è, dicevo, più che altro è, sono delle considerazioni che facciamo insieme, non c'è un meccanismo che si chiama fotorespirazione che vada a battere la quantità di CO2. Quindi queste piante C3 sono programmate a reagire positivamente a elevate CO2. Ne mettiamo di più fotosintesi. Cosa che invece non succede per quanto riguarda una pianta C4. La pianta C4 è un tipo di metabolismo completamente diverso, per cui già a bassissime concentrazioni di CO2 atmosferiche, come quelle che abbiamo sul nostro pianeta, e poi tanto basse non sono, perché a 280 ppm abbiamo già superato i 400 ppm, non dà segni di vita, nel senso non reagisce, non aumenta la sua biomassa. E allora qui vi faccio vedere un'immagine. Il motivo essenziale per cui una pianta C3 è reattiva all'incremento del CO2 e non lo è la C4 è un motivo legato all'enzima più abbondante sul nostro pianeta, ovvero la Rubisco. Voi sapete che tutte le piante posseggono questo enzima Rubisco, vi dicevo, è l'enzima più abbondante in natura, perché la fitomassa verde è quella più abbondante in natura rispetto alla biomassa animale, chiaramente, quindi questa enzima è più abbondante in assoluto. Pensate che non serve, generalmente quando si vanno a fare concentrazioni, quando si va a marcare questo enzima, quindi si fa un Western blot, generalmente si usano gli anticorpi per diciamo rintracciare l'enzima. Ebbene, per la Rubisco spesse volte è talmente tanto che non serve manco l'anticorpo per riconoscerlo su un gel, per dirvi quanto è abbondante. Ora, quindi questa potenzialità di questo enzima, che viene ad essere sintetizzato in maniera maggiore elevata CO2, dà anche la potenzialità a una pianta C3, di reagire alla concentrazione ambientale, di potenziare questa fotosintesi in qualche modo. Il problema però è un altro, dicevo, la sinergia con altri fattori. E allora questo è uno schemino preso da un articolo di Leakey, che è uno dei più grandi esperti di cambiamenti climatici e piante, che vi pone a confronto la situazione attuale di come una pianta reagisce all'incremento di CO2, la situazione di predizione del cambiamento climatico, quindi come reagirà a un incremento di CO2 se in una situazione ideale, e quello che invece effettivamente è la potenzialità di incremento. Ora, attualmente abbiamo un certo tasso di fotosintesi per quanto riguarda le piante C3. Questo tasso di fotosintesi, vedete, potrebbe incrementare nel caso di cambiamento climatico, guardando le elevate concentrazioni di CO2. Perché? Perché limiterebbe questa quantità di CO2 la perdita per, diciamo, traspirazione. Una pianta messa in condizione di fare più fotosintesi è una pianta che non ha bisogno di aprire gli stomi per fare entrare aria, per fare entrare CO2. Ha già quella CO2 che serve, quindi è una pianta che serra gli stomi. In poche parole, è una pianta che risparmia l'acqua. E allora che succede? Tanta CO2 entra, poca acqua esce, il trade-off è
chiaramente sbilanciato in favore della fotosintesi, quindi aumenta l'attività di fotosintesi. Il problema però è un altro, che se non abbiamo problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, la pianta può far entrare tutto il CO2 che vuole, può permettersi di diciamo, chiudere e aprire gli stomi in un certo modo. Ma secondo le previsioni attuali, quindi gli effettivi poi modelli predittivi, che cosa ci dicono? Che c'è un incremento di CO2, c'è un incremento anche di caldo, e questo incremento di caldo causerebbe anche un fenomeno di evapotranspirazione senza precedenti. Per cui, in caso in cui chiaramente io ho un'elevata concentrazione di CO2, ma anche un'elevata evapotranspirazione di suolo, di superficie vegetale che perde acqua, allora il trade-off non è più a favore della CO2. Quindi, in poche parole, incremento di CO2 è favorevole alla fotosintesi, ma se l'incremento di CO2 è accompagnato dal DRO, cioè da quel fenomeno per il quale c'è siccità dovuta a incremento di temperatura e a un limitato approvvigionamento idrico del suolo, si rischia il contrario. Si rischia che vengano in qualche modo azzerati i benefici dell'elevata CO2 sull'apparato fotosintetico. Quindi rischiamo di non avere più quell'elevata produttività. Infatti, guardate le biomasse. Un incremento di biomassa nel caso di incremento di CO2 è tal quale, ma un decremento di biomassa non solo rispetto all'elevata CO2, ma rispetto alla normalità nel caso in cui l'incremento di CO2, come nel cambiamento climatico, si accompagni alle perdite di acqua eccessive per traspirazione. Quindi questo incremento di temperatura che un po' ci rovina questo bilancio, diciamo, a favore della fotosintesi. E questo è il trade-off di cui vi parlavo prima. Quindi se io faccio un bilancio di water use efficiency, l'efficienza d'uso dell'acqua, una delle proprietà più importanti per quanto riguarda la fitomassa fotosinteticamente attiva, è ovvio che se la perdita di acqua è poca, quindi si abbassa il numeratore aumenta l'efficienza d'uso dell'acqua. Ma se però la perdita di acqua dovesse diventare eccessiva, come in caso di diciamo, zone della Terra che diventeranno ancora più aride, in base alle previsioni, ma già lo stiamo vedendo adesso, quindi ondate di calore, le hot waves famose, è chiaro che aumentandomi quel loss H2O sotto al denominatore, questo mi comporterà anche un decremento della water use efficiency, quindi i benefici verrebbero completamente azzerati. E questo è quello che succede, per esempio, in molti esperimenti di manipolazione. Se io guardo a concentrazione ambientale di CO2 la quantità di biomassa prodotta, in questo caso fotosintesi, che cosa succede? Che nel momento in cui la quantità di CO2 da ambiente diventa elevated, cioè raddoppia, io ho anche un raddoppio della quantità di carbonio stoccato all'interno della biomassa vegetale e conseguentemente, per quella diminuzione di apertura stomatica di cui parlavo prima, anche un aumento di efficienza d'uso dell'acqua, di questo trade-off, che di per sé potrebbe rivelarsi, vi dicevo, positivo. Ora, che cosa succede? Che alcune piante sono capaci di tollerare non soltanto il caldo, quindi, ma anche la situazione di aridità del suolo, altre non sono capaci di farlo. Quindi, in virtù di questa elevata o cattiva tollerabilità, quindi di questa potenzialità, si ha uno shift di queste comunità. Quindi la pianta può essere vincente o meno a seconda della capacità individuale, quella che si chiama, diciamo, resistenza allo stress. Ma più che resistenza, diciamo, possiamo usare un termine un po' più complesso, possiamo usare un termine che sicuramente conoscete, quello di plasticità fenotipica. Quindi piante che hanno elevata plasticità fenotipica possono resistere al cambiamento perché vanno a modulare la loro fisiologia, ma non soltanto la loro fisiologia, anche la loro struttura in funzione del cambiamento. Piante invece che sono poco plastiche, ma questo vale un po', diciamo, per tutti, non soltanto per le piante, chiaramente soccombono al cambiamento. Un po' la plasticità fenotipica, la chiave della selezione naturale in alcuni aspetti, ok? Questa è anche un'altra, diciamo, un'immagine che fa vedere una pianta C3-C4 a confronto. Qui vedete una coltivazione di riso con una pianta C3 e una invece C4. Aumentiamo le concentrazioni di CO2, vedete, da 30, quindi molto basse, sottosaturanti qualsiasi capacità enzimatica di rubisco, sovrasaturanti, quindi passiamo da 300, 400, 800, ok? Questa è la condizione, diciamo, ambientale. E cosa si nota qui? Che mentre le piante C4, già da 100 in poi, 200, diciamo, più o meno, non mostrano un incremento di biomassa, le piante C3 invece si comporta in maniera completamente opposta, incrementando questa loro biomassa. Perché questo? Dicevo, un meccanismo fisiologico legato proprio a quanto carbonio riescono potenzialmente a fissare. La quantità di carbonio che riescono a fissare queste piante C3 è enorme, quindi potenziando la CO2 rispetto al controllo. Quindi guardate il controllo, guardate il potenziamento, 800 il doppio rispetto al controllo, è visibile ad occhio nudo. Qui invece addirittura non c'è differenza. E tutto perché
c'è meccanismo fisiologico di cui parlavamo prima. Questo è un lavoro di Ripley, che anche uno dei papà del cambiamento climatico e piante, che fa vedere come, mano a mano che si incrementa la concentrazione di CO2, abbiamo, per quanto riguarda le C4, una saturazione già alle attuali concentrazioni di CO2. Qui, attenzione però, la concentrazione di CO2 non è espressa, non è atmosferica, è interna. Quando si parla di CO2 di risposta alle piante, dobbiamo fare una distinzione tra quella che è la CO2 atmosferica e quella che è la CO2 endogena, cioè quella presente nelle camere sottostomatiche. Chiaramente è sempre un po' più concentrata quella delle camere sottostomatiche rispetto a quella esterna. In questo caso, quando la nostra CO2 è circa 400 ppm, nelle camere sottostomatiche abbiamo circa 200-250 ppm. Quindi qui ho sottolineato questa fascia perché questo è un paragone alle attuali concentrazioni di CO2 del comportamento di una C4, del comportamento di una C3. Come si può vedere, la C4, vedete, ha un livello di fotosintesi che satura, cambia di pochissimo, anche se aumenta la concentrazione di CO2. Rispetto invece a una C3, dove si vede chiaramente il cambiamento se incrementiamo la CO2, per motivi, vi dicevo, fisiologici. E questa risposta differenziale delle piante alla differente concentrazione di CO2, quindi questa potenzialità di reagire in maniera positiva a un incremento di CO2, ha addirittura scusatemi, stimolato la fantasia di alcuni scienziati che hanno prodotto delle super piante. C'è un progetto famoso per quanto riguarda l'Università La Jolla, un po' il fiore all'occhiello dell'Università della California, la Jolla University, il SARC Project, che mira a creare piante geneticamente modificate che, vabbè, loro hanno questa visione futuristica, diciamo che è un po' opinabile da parte di un ecofisiologo, io sono d'accordo fino a un certo punto, che potrebbero in qualche modo, hanno questa visione delle piante che salveranno il futuro del mondo. Sicuramente, secondo me, potrebbero salvarlo, ma magari rimboschendo, facendo rimboschimenti ad hoc, e chiaramente perché alcuni progetti che sono legati alla manipolazione genetica di alcune piante andrebbero bene, ma soltanto in alcuni territori, non in altri. Questo SARC Project, di cui vi illustro qui una diapositiva, si fonda sul fatto di creare piante geneticamente ingegnerizzate, modificate, capaci di stoccare più carbonio nella radice. Quindi la pianta ideale funziona chiaramente fotosintetizzando e allocando i fotosintati un po' alla radice, un po' al fusto, un po' alle foglie, quindi facendo questo bilancio di carbonio laddove serve. Una pianta geneticamente modificata, quindi che modifica lo stock di carbonio, come queste SARC plant, sono piante che vengono modificate incrementando la quantità di suberina all'interno della radice della pianta, che in qualche modo dovrebbe sequestrare il carbonio e guidarlo verso la parte ipogea, quindi aumenterebbe lo stock di carbonio. Ma chiunque studia fisiologia un po' delle piante e chi un po' studia ecologia sa che comunque lo stock di carbonio, volente o nolente, per il cambiamento climatico aumenta, perché il suolo è un sink di carbonio, così come lo sono gli oceani. Solo che il discorso degli scienziati è questo: il suolo ha una capacità portante per quanto riguarda il zinc, così come c'era l'oceano. Quindi a un certo punto si arriverà al momento, già ci siamo arrivati, in cui il suolo non stocca più. Aumenta fino a un certo punto, chiaramente è tutto questione di bilancio, l'oceano non può più sequestrare carbonio e allora ci si inventa meccanismi alternativi. Vi ripeto, non sono scettica per quanto riguarda questa tipologia di intervento, però è sempre una tipologia di manipolazione, per cui può andare bene per ristrette aree. Però pensare di salvaguardare un ecosistema e riprenderlo in questo modo è un po', diciamo, una sfida, a cui però questi scienziati, devo dire, stanno rispondendo abbastanza bene. Detto questo, però, parliamo di singolo individuo, dobbiamo capire adesso, gli ultimi 10 minuti che restano, come si trasferisce, diciamo, alla biosfera questo concetto di resistenza, vogliamo, alla CO2 o resilienza per quanto riguarda le piante che invece non sono resistenti ma che mostrano una rapida ripresa o un rapido adattamento alle condizioni ambientali che stanno cambiando. Quindi la composizione genetica delle specie può cambiare in risposta alla selezione naturale. È ovvio, questo lo sappiamo tutti, il clima potrebbe determinare una selezione naturale, quindi può muovere sicuramente, può guidare questi meccanismi adattativi in qualche modo. Quindi alcune specie di piante possono dar vita a nuove comunità, quindi alcune comunità quindi possono creare nuove comunità. In che senso? Possono associarsi in maniera diversa. Le specie resistenti chiaramente sono quelle che perdurano, quelle diciamo sensibili non perdurano, perché le specie resistenti formano nuove comunità, nuove associazioni, e queste comunità potrebbero in qualche modo fronteggiare quello che è il cambiamento. Chiaramente assisteremo a un impoverimento in tutto questo, perché è ovvio che se prima avevamo una biodiversità elevata, è ovvio che qualsiasi tipo di evoluzione, almeno all'inizio, comporta una riduzione delle specie, del numero di specie. Quindi cosa aumenta? Aumenta l'abbondanza relativa
della specie, però diminuisce la ricchezza in specie. Questo è, diciamo, abbastanza un concetto scontato. Quindi tante specie che lasciano il posto invece a poche specie con un numero di individui maggiori. E questo è un po' quello che si ipotizza e quello che, diciamo, esperimenti di manipolazione a livello di comunità hanno un po' mostrato per quanto riguarda la risposta a livello ecosistemico della comunità vegetale. Quindi vi faccio vedere una proiezione, quindi questa è una proiezione su larga scala. Chiaramente ovvio, questo green shift di cui si parla tanto, queste specie vegetali che, come ci diceva prima Michele, si sposteranno, vi ho fatto l'esempio del faggio, da reali distribuzioni tipici della specie che si è evoluta nell'arco del tempo col suo ambiente a reali distribuzioni un po' più freddi, quindi quello che prima era l'areale vero e proprio si sposta verso nord perché cercano quelle condizioni che hanno perso le specie. È difficile però capire come e quando questo, perché come prima giustamente mi trovo d'accordo a, diciamo, posto l'accento del professor Fierro, il discorso però non va soltanto inteso in senso di temperatura. Io posso avere un gradiente termico, sicuramente che detta questo shift, che potrebbe in qualche modo essere un primer di questo shift, ma accanto a quel gradiente termico io ho anche una competizione che potrebbe instaurarsi. Quindi in poche parole, una specie che colonizza un altro territorio può tanto trovarlo libero, ma può anche trovare un'altra specie, quindi instaura una sorta di, diciamo, competizione con specie, diciamo, presenti in quel territorio, che in qualche modo potrebbero scatenare un nuovo tipo di evoluzione. In che senso? Allora, l'interazione organismo-organismo è molto complessa, così come l'interazione organismo-ambiente. E allora la specie in quel modo invasiva potrebbe in qualche modo colonizzare e vincere la competizione, però potrebbe anche trovare una specie che invece non va via, che resiste, e quindi in quel caso potrebbe essere, che potrebbe rappresentare in qualche modo una porta stagna alle nuove colonizzazioni. In particolare questo per dirvi cosa? Che c'è una incertezza enorme per quanto riguarda queste previsioni. Un modello sicuramente ci aiuta, ma non riesce a considerare tutte le variabili, questo è chiaro. Possono esserci modelli quanto più fedeli possibili alle condizioni che si potrebbero trovare nel futuro, ma state pur certi che è impossibile, ma non perché uno non è bravo, è impossibile pensare alle variabili. L'organismo non è, diciamo, una macchina. E quindi come tale non è possibile modellizzarlo, fino a un certo punto è possibile modellizzare dei comportamenti per la sinergia di fattori biotici ed abiotici, che chiaramente agiscono insieme. E vi dicevo, in questa nuova evoluzione, o ipotetica nuova evoluzione, quella che si chiama plasticità fenotipica acquisisce un ruolo fondamentale. Che cosa intendiamo per plasticità fenotipica? A livello, diciamo, vero e proprio del termine, è l'abilità che ha un genotipo di produrre più fenotipi. Quindi noi abbiamo praticamente una vasta gamma di fenotipi che possono essere prodotti all'occorrenza. All'occorrenza di che cosa? All'occorrenza di cambiamento in atto, cambiamenti veloci in atto. Quindi differenti condizioni ambientali, differenti fenotipi. Chiaramente alla base ci deve essere chiaramente questa enorme plasticità. E allora che cosa succede? Che se noi inquadriamo questa plasticità fenotipica delle specie vegetali all'interno di un contenitore che di perturbazione, dove c'è anche il cambiamento climatico, che cosa succede? Il cambiamento climatico, plasticità fenotipica, quindi elevata probabilità che la specie può persistere, può sopravvivere. Attenzione, perché il concetto di persistenza è molto diverso rispetto al concetto di sopravvivenza. Voglio un attimo mettere l'accento su questo punto. Il concetto di sopravvivenza esprime, diciamo, la sopravvivenza di una specie, quindi ha un disturbo. La pianta può sopravvivere, la specie in generale può sopravvivere, per concetti legati a resistenza e a resilienza. La persistenza è diversa come concetto, perché la persistenza prevede non soltanto la sopravvivenza, ma anche la capacità di formare nuova progenie, quindi che quella progenie possa poi persistere in quegli ambienti. Perché non basta sopravvivere, bisogna anche poi creare discendenza. E allora la plasticità fenotipica dà quella marcia in più, ovvero quella species persistence, che aiuta una specie a vincere la competizione, ma ad essere vincente in termini ecologici, quindi in termini di cambiamento, in termini di cambiamenti repentini. E allora qui vedete c'è un diagramma che vi illustra proprio questo. Perturbazione ambientale, questo vale per il cambiamento climatico, mi piaceva l'immagine perché dava l'idea di quello che sta succedendo adesso, diciamo degli scenari presenti e futuri, però vale per tutte le perturbazioni, quindi anche per Chernobyl è stato così. C'è una bassa plasticità fenotipica, c'è un basso adattamento, quindi chiaramente la specie non persiste. Quando invece però c'è un'elevata plasticità fenotipica, quindi la capacità di cambiare il fenotipo a risposta dell'ambiente,
sia anche più capacità da parte della specie di evolversi, di migrare, di cambiare in qualche modo i connotati che assicurano che cosa? Non soltanto la sopravvivenza, ma addirittura la persistenza di quella specie. Ed è quello che, diciamo, sta avvenendo adesso. Infatti, vi dicevo, perciò è importante non soltanto guardare la comunità, ma guardare anche a livello di singolo individuo quello che succede. Chiaramente questi concetti sono stati esportati alla comunità, ma sono nati da osservazioni in situ di singoli individui, di chiaramente piante diverse come specie adattate ai loro ambienti di appartenenza che stanno cambiando. E allora ecco qui alcuni degli scenari. Quindi il cosiddetto green shift, che può essere, diciamo, inteso come questo viaggio, tra virgolette, della vegetazione verso luoghi più congeniali, quindi questo spostarsi verso i poli. Qui nel modello di Jan Hinnings, scusatemi, ci sono due scenari differenti. Lo scenario che prevede un incremento di temperature medie di 1,8 gradi centigradi è quello che prevede addirittura, nella più catastrofica delle ipotesi, l'incremento di 4 gradi centigradi. Quindi vedete come cambia lo spostamento della, diciamo, praticamente della biomassa vegetale. Perché due, diciamo, diversi scenari? Il primo scenario è quello un po' più conservativo, nel senso che se tutto rimane tal quale, chiaramente adesso però poi andiamo in un discorso che è un pochino più complesso, un discorso dell'emissione, del fermare queste emissioni diciamo della consapevolezza che c'è un problema ambientale che va risolto, ma risolto non semplicemente puntando il dito punto, ma trovando soluzioni alternative. Quindi lo scenario conservativo è quello attualmente che dovrebbe, nella mia delle ipotesi, bloccare la situazione così com'è, che non possiamo tornare indietro, chiaramente nessuno di noi rinuncerebbe a quello che ha. Però c'è un altro ancora peggiore, ancora più pessimistico, quello di non rispettare le politiche climatiche, quindi questo comporterebbe poi un'esacerbazione di questo green shift, con le elevate conseguenze chiaramente del caso. E ancora, vi faccio vedere, questo è un lavoro recente, ed è un lavoro che è pubblicato sulla Ecological Society of America. Ci allacciamo un attimino a quello che diceva prima, Michele Innaggi, che ci ha fatto vedere come questo faggio migra in qualche modo. Questo studio praticamente è proprio sullo shift di foreste e vi fa vedere come le foreste dell'America stanno migrando letteralmente, migrando già attualmente negli scenari che abbiamo ora, ma questa migrazione si intenderà ancora più esacerbata in prossimo futuro, cioè parliamo 2070-2100, che tanto lontano non è. Quindi queste foreste decidue, che in questo caso sono il Maple Beach Birch Forest, vedete qui, queste rosse, cederanno il passo a quali specie? Le sclerofille, perché sono programmate geneticamente per resistere di più. Quindi noi assisteremo probabilmente a uno shift di biomassa vegetale in alcuni luoghi già adesso, con cambiamento di comunità di specie. Questo per quale motivo? Quello che prima era dominante non riesce più a dominare. Fino a un certo punto, dicevamo prima, con dati alla mano di Michele, scusatemi, ci spostiamo, ma arrivati a un certo punto non riusciranno più queste specie a spostarsi, perché troveranno altre specie che sono magari più competitive. Questo è il primo, diciamo, praticamente motivo. Ma un altro motivo potrebbe essere, diciamo, il fatto che non hanno plasticità fenotipica. In questo caso, per esempio, lo studio poi è andato un po' avanti, a livello anche genetico, e cosa si è visto? Che la limitata plasticità fenotipica sta comportando l'estinzione, possiamo dirlo, di queste comunità vegetali dei luoghi di appartenenza, quindi sostituzione in un prossimo futuro completamente di queste decidue con le sclerofille. Accanto a fenomeni di competizione, chiaramente altri driver sono l'elemento fondamentale, cioè lo scadimento scatenante, le elevate CO2, le temperature, i cambiamenti nei regimi di precipitazione. È chiaro che la decidua è più sensibile rispetto alla sclerofilla, che resiste di più. La macchia mediterranea, vi ricordo, è tutta sclerofille. Quindi macchia mediterranea è una, le sclerofille in generale sono proprio specie adattate a climi molto aridi in alcuni momenti dell'anno. E questo è il quadro, vi dicevo, decidue che lasceranno il posto a sclerofille. Quindi plasticità fenotipica dà alla specie la capacità di adattarsi ad un ambiente che cambia. Quale potrebbe essere l'impatto quindi sulle foreste? Innanzitutto un aumento della stagione vegetativa, che di per sé a livello di individuo non è negativa perché aumenta la fotosintesi. Però attenzione, dipenderà l'aumento dalla tipologia di specie, C3 e C4, e la conseguenza di alcune specie che non riescono ad adattarsi a questi cambiamenti termici sarà la migrazione verso altitudini più elevate, finché possono però. Perché fino a un certo punto troveranno poi gli areali di distribuzione adatti.
Quindi le specie esistenti potrebbero cambiare, andare a competere con le specie presenti negli areali che colonizzeranno di nuova colonizzazione, diciamo, e questo creerà nuovi tipi di foreste, come già sta avvenendo negli Stati Uniti. A questo punto cosa succede? Scatta qui la capacità individuale dell'organismo vegetale di reagire al cambiamento, e spesse volte succede che le piante invasive sono quelle più resilienti, e qui non tanto la resistenza che viene premiata, ma la resilienza, cioè la capacità della pianta di reagire ad un disturbo e di farlo in maniera velocissima. Quindi una volta che il disturbo è avvenuto, la pianta resiliente magari è meno forte nella competizione inizialmente, ma in long lasting diventa più forte. Quindi specie erbacee che sostituiranno le specie arboree, un po' come è avvenuto a Chernobyl, quindi più tolleranti verso le condizioni ambientali nuove rispetto alle specie native. Questo è un altro lavoro molto importante che vi illustra un cambiamento a livello di popolazione, che però tiene conto anche del fattore competizione. Se una pianta migra verso l'alto, vedete in questo caso focalizziamoci sulla biomassa vegetale, sulla parte verde, questo cambiamento può risolversi tanto nell'estinzione, perché questa migrazione non ha successo, quindi vedete non riesce a spostarsi verso le altitudini maggiori dovute al fatto che probabilmente è perdente nella competizione o dovuto al fatto che metabolicamente è sfavorita rispetto alle specie native, però può darsi anche che questo cambiamento, questo shift potrebbe essere in qualche modo vantaggioso per la pianta stessa, quindi essere vincente e comportare un cambiamento di comunità, diciamo, negli ecosistemi elevati, tra virgolette, cioè quelli montani, dove praticamente già stiamo assistendo a questi cambiamenti di scenario. Prof, mi spiace interromperla, però siamo leggermente fuori tempo. Sì, penso che comunque ho terminato da questo punto di vista e vi faccio soltanto, diciamo, alcune considerazioni conclusive, che sono quelle di cui abbiamo discusso. Quindi le piante sono abili a cambiare, quindi adattarsi al cambiamento climatico, e questo determina una sorta di coevoluzione. Questa coevoluzione però diciamo dovrebbe essere rapida, così come il cambiamento, quindi le piante con elevata plasticità fenotipica potranno adattarsi, quelle con bassa plasticità chiaramente sono più svantaggiate. Quello che sarà il futuro del nostro pianeta per quanto riguarda la biomassa verde è legato alla monetina che lanciamo in alto, a rischi e possibilità, chiaramente possibilità legate al fatto che ci sia uno shift degli ecosistemi, quindi uno shift che comporterebbe soluzioni evoluzioni adattative contro invece una altra parte di vegetazione che non riuscirà ad adattarsi e quindi si estinguerà. Quindi mi scuso se ho preso un po' più di tempo, ma non vedendo lo schermo il tempo, ogni tanto non riuscivo a praticamente destreggiarmi. Comunque, terminato, vi ringrazio tantissimo sia per l'invito che per l'attenzione. Noi ringraziamo noi lei sia per la presentazione che per averci comunque arricchito di nuova conoscenza sull'aspetto ecologico sulla parte della vegetazione. E per rompere il ghiaccio le faccio subito io una domanda. Abbiamo parlato della fotosintesi nelle piante C3 e C4, ma nelle piante CAM vale come per la C4? Sì, la pianta CAM ha un meccanismo di concentrazione di CO2 che è più o meno simile a quello della pianta, diciamo, C4. Però dovete considerare una cosa, la C4 è già, tra virgolette, programmata per ambienti fortemente aridi. Per cui alla fine quello che si pensa come specie è un'evoluzione che viene favorita per quelle piante già adattate ai climi aridi, quindi le C4 e le CAM rispetto alle C3, che però manco a farlo apposta costituiscono la banca di cibo più grande del nostro pianeta. La maggior parte di specie crops sono C3, quelle che coltiviamo. Quindi da questo punto di vista diciamo non è tanto positiva una prevaricazione della pianta C4 e C3 rispetto alla CAM. Scusatemi, delle C3, delle C4 e delle CAM rispetto alla C3. Sì, sicuramente. Un'altra domanda che subito mi è venuta spontanea ascoltandola è quali tipi di boschi potremmo trovare nel nostro Mediterraneo, nel clima mediterraneo, dal momento che appunto con la crescita della CO2 e avremo una vicarianza di specie? Allora, alcuni scenari addirittura ipotizzano che la macchia mediterranea lascerà il posto alla steppa a questi livelli. Ok, proprio perché è l'evoluzione. Se noi guardiamo i biomi delle fasce, diciamo, temperate, chiaramente pensate a una variazione latitudinale ed anche altitudinale. Nel nostro caso, per esempio, la fitomassa vegetale, chiaramente di macchia mediterranea, tipica di alcune latitudini, dovrebbe lasciare il posto a territori ancora più aridi per queste hot waves, no? Chiaramente, quindi a steppe, addirittura a vegetazione tipo steppa, tipo savana addirittura. Quindi con specie arbustive in maniera... diciamo localizzato sul territorio ancora in maniera più estesa rispetto a,
all'erbacea praticamente e alle arboree che abbiamo adesso. E allora le faccio una domanda che ci è stata inoltrata da Arianna. Senza tenere in considerazione il lato negativo del cambiamento climatico, da un punto di vista antropocentrico, osservando quanto da lei illustrato, per esempio, resistenza agli ambienti estremi, glaciazione, come per esempio la foresta di Chernobyl che ha citato, potremmo in realtà dire che concettualmente è sbagliato pensare, almeno per gli organismi vegetali, al concetto di estinzione? Allora, estinzione secondo me non esiste come concetto, ragazzi, secondo me, assolutamente. Io penso che, o meglio, se poi parliamo di estinzione di massa è un altro discorso. Cioè, noi parliamo di evoluzione, di cambiamento. Il No, la discorso è la domanda. velocità, il discorso di velocità è fondamentale, perché è chiaro che la modificazione antropica è più veloce rispetto all'evoluzione. Quindi la plasticità aiuta in questo. Cioè, il comparare il tempo dell'evoluzione, che è enorme, alla capacità della pianta di adattarsi velocemente al cambiamento. La maggior parte delle specie, anche animali, voi questo me lo insegnate, scompare perché? Perché non va di pari passo la modifica strutturale dell'animale o della pianta a quello che è il cambiamento. Quindi quello che hanno guadagnato gli organismi in milioni di anni lo perdono adesso con questi cambiamenti repentini. Quindi il cambiamento è veloce, troppo veloce per il cambiamento, per la modificazione, cioè, troppo veloce per la sopravvivenza. Ma se ci sono però alcuni organismi capaci di farlo, allora assisteremo sicuramente ad un cambiamento nelle comunità, tutte le comunità, sia animali che vegetali, lo vediamo già adesso, vediamo le specie invasive come hanno colonizzato. Mediterraneo, che cosa avete a mare? Cioè, tantissime specie invasive, sia animali sia fitopalanchettoniche, sia per esempio di macroalghe, che sono completamente diverse rispetto a quelle che avevamo prima, ma già fino a 50 anni prima, completamente diverse. Questa cosa vale, Michele ci ha fatto prima vedere appunto uno dei suoi lavori, ma ce ne sono tanti in letteratura, che vi dicono che si ipotizza più uno shift che quant'altro. Poi c'è un discorso legato alla distruzione dell'habitat, quello è un altro discorso. Chiaramente qua parliamo di reazione al cambiamento, però l'habitat viene distrutto in una maniera incredibile. Abbiamo visto prima le foreste, appena iniziato. Là il problema c'è, ma là non si tratta di evoluzione, là si tratta di distruzione, sono due cose diverse. Sì, certamente. E la domanda di Arianna continua, e voleva dire la domanda più ostica, e quindi ci stiamo preoccupando così tanto del cambiamento climatico solo perché stiamo perdendo l'ecosistema in cui siamo adatti noi, intesi proprio come specie Homo sapiens. Come fai a dire l'ecosistema in cui siamo adatti? Noi siamo dappertutto. Noi siamo dappertutto. Quindi chiaramente l'uomo è un po'. Allora, molti addirittura mettono l'uomo non nell'ecosistema, ma al di fuori dell'ecosistema. Non è esatto, chiaramente, però proprio perché cioè, chi ha il potere decisionale di cambiare? Certo, l'animale non lo può fare, subisce come subisce la pianta. Però, No, penso che avendo lei coscienza di alcune intendesse. problematiche, si potrebbe però fare qualcosa che invece non si fa. E Penso io che lei penso che intendesse. forse Io l'intervento che viene dopo vi chiarisce ancora, io credo di più questa cosa. penso che lei intendesse sulla variazione, in quanto alla variazione dell'CO2, nel senso che ovviamente noi come organismo animale non reagiremo uguale agli E no, è organismi chiaro, vegetali che potremmo avere. l'animale no, ma infatti ragazzi l'atmosfera del passato era completamente diversa rispetto a quella del presente. Vedete un attimo l'evoluzione cosa ha comportato? Con la grande ossigenazione, grazie alle piante, noi abbiamo colonizzato gli ambienti emersi. Ma prima c'era una quantità di CO2 molto elevata per una serie di perturbazioni, l'atmosfera non c'era ancora, cioè voglio dire, l'atmosfera era completamente diversa, radiazioni ionizzanti a morire sul nostro pianeta e quant'altro, quindi l'atmosfera era diversa e quel tipo di atmosfera che organismi privilegiava, cioè a quali organismi permetteva la vita? Chiaramente non a organismi come l'uomo, vabbè, l'evoluzione ultima, anche involuzione ultima, consentitemi, però a quella tipologia di organismi. Non certo a quelli, diciamo, come dire, quelli che chiamiamo superiori. Quindi la paura sicuramente è questa, perché un po' di paura atavica legata all'uomo c'è sempre, perché noi quando pensiamo al cambiamento, sì, quello che volete voi, biodiversità e quant'altro, ma mettiamo sempre l'uomo al centro della questione. Cioè il danno lo subiamo noi, a morire sono gli esseri umani, allora ci preoccupiamo di più. Cioè, Certo. state pur certi che se il problema del coronavirus era soltanto legato agli animali e alle piante, non avrebbe avuto questa grande, diciamo, risonanza. Il problema è proprio l'uomo che è al centro, quindi di tutto. E allora, vuoi dire che questo cambiamento climatico mi comporterà in futuro che non posso più respirare e quindi questo mi causerà problematiche a livello di razza umana, estinzione? La problematica è sempre là, è sempre la visione antropocentrica che non dovrebbe esserci, ma c'è. È inutile, non ci dovrebbe essere, ma c'è. In questo. Con questa ultima nostra domanda noi la salutiamo e la Grazie. ringraziamo. Grazie a Quindi voi ragazzi, scusatemi del tempo. salutiamo.
del tempo che mi sono presa in più, non voluto. Chiedo scusa anche al relatore dopo di me, ma non era voluto assolutamente. Non Ciao a si tutti, preoccupi. ciao, ciao.